Buongiorno ragazzi, eccoci qua di nuovo pronti a parlare di un altro cane, di un'altra razza. Oggi parliamo del cane per eccellenza, quello che è in testa a tutte le classifiche, sia di, in base di addestramento, agilità e intelligenza. Stiamo parlando del paprabà, del Border Collie. Questo fantastico cane deriva dall'incrocio fra pastori inglesi e cani nordici importati dai vichinghi. È originario appunto Borders, fra i confini fra la Scozia e l'Inghilterra. Parliamo un po' della sua morfologia. È chiaramente un pastore, per esattezza un pastore britannico. Allora, i maschi più o meno al gallese sono alti fra i 50 e i 55 cm, le femmine fra i 47 e i 52, mentre il peso per tutte e due oscilla fra i 15 e i 20 kg. Ha la testa e il muso allungato, orecchie semirette e il corpo più lungo che alto. Il pelo è normalmente lungo, soprattutto a livello delle cosce e del sedere, e generalmente il colore più diffuso è il bianco e nero. Sono, come per purezza della razza, sono accettati anche altri colori, ad esempio il marroncino, purché il bianco in esso, nel suo mantello, cioè, non venga a prevaricare gli altri colori. Questo straordinario cane da pastore sfoggia velocità e resistenza non comuni. È appunto il perfetto cane da pastore, attaccatissimo alla persona con cui vive, e nei suoi geni il fatto di raggruppare è talmente forte e intrinseco in lui che in mancanza del gregge raduna gli animali da cortile e in mancanza anche di questo, ma di persone, tende a raggruppare anche quest'ultimo. Qua voglio un attimino approfondire il discorso. Allora, il Border Collie è un cane che chiaramente ha bisogno di spazi, per cui se io penso di adottare un cane del genere, di tenermi in appartamento, sto sbagliando di grosso. È un cane che ha bisogno di spazi, di correre, e vi posso assicurare che fra i veterinari comportamentalisti e fra gli educatori o gli allevatori siamo consci di un fatto: ci sono tantissimi cani Border Collie che vivono in città che sono, come si posso dire, in cura solo dallo psicologo. Per quale motivo? Per il discorso, e mi rilascio a quello che dicevo prima, che non ha nulla da raggruppare. In effetti non è raro, in città piene di cemento e di macchine, vedere i Border Collie che mordono le gomme delle macchine o delle persone nel tentativo invano, poverini, e qua diventano pazzi, di raggruppare tutte queste cose veloci in movimento di cui loro non riescono ad avere il controllo. È un cane resistente e robusto, non soffre di gravi patologie, può avere alcuni problemi agli occhi, per esempio alla displasia della retina. Evitare la cecità in questo caso del cane, buona norma è portarlo dal veterinario e fargli fare dei controlli ben accurati. Un'altra malattia di cui il Border Collie soffre e di cui è sempre agli occhi, che sembrerebbe forse la sua parte più delicata, è il PRA, che è una malattia degenerativa che porta il cane alla completa cecità. Conclusione dico, e torniamo, mi rilascio al discorso che facevo prima, perché chi volesse adottare questo cane è ben conscio delle responsabilità a cui va incontro. La cosa che lui adora fare, se non si riesce giustamente, si potrebbe fare giustamente a portarlo da un gregge, perché chiaramente non tutti dispongono di un gregge sotto casa, si può portarlo a fare, ci sono dei centri che fanno gli sheepdog, appunto è l'addestramento del Border Collie, l'allenamento del Border Collie con gli sheepdog con le pecore, oppure portarli a fare dell'agility, è il numero uno dell'agility, in cui sfoggia una velocità e una resistenza impressionanti. È un cane che bisogna far correre, che non ha, e a cui bisogna fare molta attenzione a una cosa: il suo pelo, sebbene non necessiti di molte cure e non ha un odore molto particolare, ne necessita almeno una volta o due alla settimana di essere spazzolato molto bene. Che dire, è un cane fantastico, intelligentissimo, con le quali bisogna chiaramente andare a patti con la sua vivacità e la sua esuberanza. Ok, anche per oggi mi fermo qua. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti e buona giornata!